Ciao, sono Willy Tontube e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di questo pedale, il 90 di Colombo Audio Electronics. Prima di iniziare, voglio ricordarvi, e vediamo se vi ricordate, di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che carico un video, fare like se vi piacciono i miei video e venite a trovarmi anche su Instagram, Uri Baranes Guitar Studio. Prima di iniziare, ovviamente, il brano d'apertura. Colombo Audio Electronics è un costruttore di pedali ed amplificatori artigianali del Nord Italia. Luca Colombo ne è il fondatore e gentilmente mi ha mandato questo pedale, il 90. Questo che vedete è un Marshall in a box, ossia un Marshall rimpicciolito. Ma quale? La GCM 900, una testata famosa o famigerata, a seconda dei punti di vista, che era molto in voga negli anni 90 e da questo il pedale prende il nome, appunto, 90. La testata in sé aveva, e ha tuttora, un preamplificatore operazionale stato solido che le permetteva, e le permette tuttora, di raggiungere suoni high gain. Ora, in generale, i suoni high gain non sono troppo associati ai Marshall. In generale, ai Marshall sono associati i crunch, il suono overdrive. Insomma, high gain non è precisamente l'ambito Marshall. E quindi, su questi puristi, insomma, gli amanti del marchio, si sono un pochino divisi. C'è chi la ama, c'è chi la odia. Comunque è innegabile che questa testata abbia caratterizzato il suono delle chitarre degli anni 90 e Luca Colombo ha deciso di compattare questa testata in un pedalino. Ora, questo pedale ha alcune caratteristiche molto interessanti. Abbiamo quattro controlli, ossia il gain, il volume e due toni, due controlli di tono passivi. Questi controlli agiscono sulla fascia, sulle bande alte e medio alte dello spettro. E possono lavorare insieme, possono lavorare separatamente ed è possibile ottenere veramente tantissimi suoni. Mi sono stupito da quanti suoni è possibile ottenere semplicemente ruotando leggermente uno dei due potenziometri o facendoli lavorare insieme. Questo lo vedremo meglio nella sezione del looper. Comunque voglio dirvi ancora che a livello costruttivo questi pedali sono realizzati in point to point. Non vengono usati qua circuiti stampati e ogni dettaglio è fatto a mano da queste rondelline qua, anche la grafica, non so se riuscite a vederla, la grafica è ovviamente una pacchia, il post-it, il CD, il telecomando, la cassettina, ma mi ricordo gli anni del liceo. Comunque passiamo al looper e sentiamo meglio questo 90 di Colombo Audio Electronics. Thank you.
Allora, che dire, ti è piaciuto questo 90? A me sì, io mi sono veramente divertito con questo pedale e sono stupito ancora dalla quantità di toni che è possibile tirar fuori semplicemente da due controlli di tono. Complimenti a Luca Colombo. Se cercate un distorsore ispirato ai suoni Marshall ma diverso dal classico Plexi, io vi consiglio di farvi un giro su questo 90. Vi lascio il link in descrizione. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto fate like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e venite a trovarmi anche su Instagram, Uri Baranes Guitar Studio. Ci vediamo presto con altri video. Ciao!